leggermente loschi. Esatto. Ah, lozzi, quindi. Mi piacciono i lozzi. No, non lozzi. Loschi. Welcome to Airbnb Secrets. This is our first live interview, live connection, live streaming broadcast. Here we are, ready to have a call from Rete 3. And we're gonna be live on radio, ladies and gentlemen. Ellis. Ellis. Siamo da Ellis. Connessione con Ellis. Oh, oh, rock and roll, baby. Il delirio. Il delirio. Assurdo. Debole. Noi abbiamo questo, gli occhiali da sole, perché abbiamo un faro puntato. No, il faro è effettivamente un po' forte, dunque bisogna mettere gli occhiali da sole perché fa caldo. Eccoci. Ci stanno chiamando da Rete 3. Yes. Ciao belli, come state? Va bene, bene, tutto a posto. Stiamo filmando la terza puntata. È un bel parto, è un parto questa puntata. Spiegagli un po' i nuovi arrivati. Siamo qui, siamo su Rete 3, ragazzi. Ciao Laura. Oh, c'è Michele. C'è Michele. C'è Michele Rezzonico, il grande attore. Perché io ho al telefono delle persone e è arrivato il momento di parlare con loro. Uomini, ci siete, rispondete? Buonasera Ellis. Ciao Ellis. Buonasera. Ciao ragazzi. Che bello che venite a farvi un po' di compagnia. Non so chi presentare per primo, perché per evitare screzzi facciamo così. Vado per conoscenza: Simone Ganzer e Davide Romeo. Benvenuti. Buonasera. Come state? Buonasera. Stiamo alla grande. Siamo bene. Siamo stanchi dal lavoro, dalle tante riprese tutti i giorni, dal editing. Però ci siamo. Ci sono, infatti avete già sentito un po' di parole chiave che probabilmente vi fanno capire cosa fanno questi due matti. Loro sono attori usciti direttamente dall'Accademia Dimitri di Verscio e si sono rincontrati e hanno deciso di creare un progetto, visto che siete quarantenati assieme, da quello che ho capito, nelle stesse quattro mura. Esattamente, io mi sono trasferito, diciamo, a casa di Davide, appunto proprio dopo essere nata l'idea di fare un progetto insieme dovuta alla quarantena. Ma niente, allora Simone è venuto con questa idea di voler fare una serie web, proprio perché siamo in un periodo dove tutte le produzioni vere sono chiuse, dunque ci siamo detti: noi abbiamo un po' la capacità di almeno di lanciarci e fare qualcosa fatto in casa, fatto da noi, e dunque è stato proprio questo il challenge, di provare e cominciare a scrivere la storia proprio e cominciare subito anche a filmare e montare tutto insieme, insomma. E da lì è nata, pian piano è nata l'idea, il concetto della storia. Esattamente, dopo si è sviluppata la storia e si sta ancora sviluppando man mano, perché puntata dopo puntata facciamo cambiamenti un po' di quello che erano i nostri pensieri riguardo alla storia, e si sviluppa, diciamo, contemporaneamente a tutto il montaggio e alle riprese stesse. Ecco, appunto, parlando anche di montaggio, eccetera, di lavori in post-produzione, cose, fate tutto voi due, perché siete voi due lì dentro, un lavoro incredibile state facendo. Sì, esattamente, diciamo che è comunque una bella sfida, perché si parte proprio non solo dal filmare, dal recitare, ma essendo in due uno può immaginarsi, ok, vede la scena, gli sembra un dialogo normale, ma se voi pensate, mentre uno sta filmando, l'altro recita nel vuoto, pensando le battute che l'altro sta dicendo e rispondendo, recitando, e nel mentre dobbiamo pensare alle luci, alla location, cioè a come mettere l'ambiente, i microfoni e tutto il resto, per poi arrivare a fare un montaggio, una color correction e tutto il resto. Quindi tutto fatto in casa, e direi che adesso stanno tutti elargendo consigli su come non impazzire a stare chiusi in casa, ma voi che vi ritrovate a parlare con una telecamera o completamente da soli, quando l'altro recita e l'altro invece sta filmando, voi impazzirete ora della fine di questa quarantena. Esatto, effettivamente noi percepiamo la quarantena un po' meno magari di altre persone, perché proprio non stiamo fermi neanche un giorno, e di conseguenza e neanche una notte perché ultimamente stiamo filmando delle notturne e praticamente abbiamo il fuso orario, nel senso che andiamo a letto verso le 6 del mattino, ci svegliamo a mezzogiorno, poi si monta, si riguarda quello che sia stato fatto la notte e poi si ricomincia di notte. Difatti, appena finiamo questa telefonata ci metteremo a fare le riprese. Esatto, infatti questa telefonata ci sta interrompendo il lavoro.
questa vostra pagina Instagram che si chiama Airbnb Secrets, che fa molto ridere già il titolo, fa pensare all'inizio, io ho pensato fosse una pagina, diciamo, vietata ai minori. Chiamate voi. Allora mi sono tranquillizzata, soprattutto quando ho visto che cominciava a seguirmi, ho detto che cavolo sta succedendo. No, ma possiamo immaginare, ma è proprio anche quello lo scopo, nel senso che la storia, cioè la vicenda, racconta un po' di due personaggi che man mano si scoprono essere leggermente loschi. Esatto. Ah, i lozzi, quindi. Mi piacciono i lozzi qua. No, non lozzi. Lozzi. Loschi. Perché avete detto, io ho capito lozzi. No. Loschi, ambigui, loschi. Ah, loschi. Ecco. Vabbè, mi piacciono anche quelli loschi, vabbè. Gusti sono gusti. Allora. Bene, allora, le prime figure di... Ragazzi. Le abbiamo fatte. Vediamo un po', io non riuscivo a leggere mentre ragazzi, parlavo. Ragazzi, sono stato battezzato con la mia prima intervista radio, comunque va detto. È vero. Cioè. Voi mi sentite? Sì, sentiamo, alla grande. Come sta andando? Sì, allora. Sì, la gente qui ride, cioè, mia sorella ride. Anche mio fratello ride. Che vi ho dato dei lozzi, dai. Sì, esatto. Beh, ma in fondo è perché ci lozzoni, conosci personalmente. Guarda, sole, dei finti microfoni attaccati al nulla, perché... No, perché... Voglio una foto. Queste cuffie non servono a niente, ti sento solo peggio. Questi qui sono della Xbox, cioè comunque qualcosa fanno, nel senso... Con Simonino e Davidino che sono in chiamata con me adesso. Uomini, ci siete? Ci siamo. Yes. Sono, perfetto. Allora, voi siete due attori che vi siete incontrati in un appartamento per passare questa quarantena assieme e avete deciso di mettere su una web serie, quindi esatto. Creare di vostro pugno una storia, fare dei montaggi, fare una color correction, stare svegli ore per creare poi una serie che andrà online. Come siete messi adesso? Quanto lavoro avete fatto? Quanto c'è da fare? State diventando pazzi? Beh, allora, noi adesso abbiamo fatto più o meno 2 settimane e mezzo e... Da proprio da quando è nata l'idea, diciamo. Da quando è nata l'idea, esatto. Poi nel frattempo abbiamo cominciato e... Allora, 2 puntate sono finite, che molto settimana prossima potremo cominciare a pubblicare la prima e così via. Stiamo filmando, come dicevamo prima, la terza e ci stiamo anche già inoltrando forse nella 4ª puntata. Il montaggio della 3ª puntata appunto è cominciato e sì, adesso vorremmo arrivare a più o meno 10 puntate. Idealmente verso la fine, sì, poi non sappiamo quanto durerà ancora la quarantena, anche perché appunto è un progetto da quarantena, però visto lo sforzo e il lavoro che stiamo facendo ci piacerebbe portarlo avanti per poi in futuro avere comunque un pacchettino da presentare. Esatto. Beh, anche per il vostro curriculum penso che farebbe comodo, perché comunque voi avete già esperienze anche di recitazione alle spalle, oltre alla scuola, e cosa volevo chiedervi? Ah, ma ve l'aspettavate così questo lavoro? Insomma, perché alla fine voi siete attori, ma state facendo anche il lavoro da registi, da creatori, da fotografi e tutto quello che ci sta dietro, oltre al lavoro dell'attore. Ve lo aspettavate così? È più semplice, più difficile? Come sta andando questo progetto? Processo anche mentale. Ma allora, inizialmente io ho chiamato Davide con appunto l'idea di fare una piccola web series, appunto all'inizio gli ho detto facciamo una puntata al giorno e la montiamo, la facciamo, la mettiamo online così, e poi ci siamo accorti che non vogliamo comunque fare le cose proprio a caso, e quindi per veramente pensare a una coerenza della storia, fare delle belle immagini comunque presentabili che si avvicinano a una presentazione professionale, anche sì, esatto. Se non lo è, abbiamo visto che almeno un 5-6 giorni per puntata li prende tranquillamente, di lavoro 24 ore su 24, quindi un po' più complicata magari. Per fortuna siamo in radio, perché ho le occhiaie che mi scendono fino alle guance. In ogni caso, la trama un po', cioè, che genere è la vostra storia? Una storia d'amore, una storia di azione, o che ne so, La Nuova Casa dei Papel? Più o meno, no. Allora, diciamo che alla base della storia, senza già spoilerare tutto,
abbiamo cercato di, cioè pensando appunto come girare una storia girata in casa, l'abbiamo inventato appunto in un Airbnb, così che la maggior parte delle riprese sono all'interno di questo Airbnb, quindi una casa. Ed è la storia di un proprietario di un Airbnb che accoglie un altro tizio, un altro ragazzo, no, un cliente, un ospite, e dopo si scopriranno che entrambi questi due personaggi, conoscendosi sempre meglio, sono un po' ambigui e hanno qualche segreto da nascondere, appunto. E la storia l'avete pensata così, cioè come tu hai detto facciamo una puntata al giorno, ti è venuta la storia tutta di getto o ci avete poi pensato assieme, ci sono ancora cose che dovete scrivere o pensare? Allora, diciamo che abbiamo fatto comunque un mini arco drammaturgico che appunto porterebbe a termine la storia alla fine delle 10 puntate, però sono proprio spunti e idee che, ripeto, si sviluppano man mano che si creano proprio le puntate. Ci siamo resi conto che già adesso, alla terza, dando informazioni nella prima, nella seconda puntata, eccetera, le cose iniziano a sovrapporsi, esatto. dei punti di domanda che in futuro andranno risolti, quindi anche per noi la difficoltà aumenta in un certo senso, perché poi dobbiamo chiudere ogni piccola cosa che andiamo ad aprire e che raccontiamo. Ora, voi avete detto che più o meno settimana prossima dovrà uscire la prima puntata, dove si potrà poi trovare il vostro prodotto? Allora, stiamo pensando di creare un website, un sito internet apposito per la serie, però nel frattempo comunque abbiamo il mio sito internet, dunque www.davidoromeo.com/airbnbsecrets. E lì si potrà trovare appunto la serie web. Quindi nel corso della prossima settimana si potrà vedere la prima puntata della vostra web serie che state creando proprio in casa, voi due assieme, e immagino per aggiornamenti si può seguire la vostra pagina Instagram, appunto Airbnb Secret. Airbnb.secret, scusa. Bravo, sì. Mettiamo i puntini sulle i. No, perché sennò non si... Mettiamo i puntini tra gli Airbnb. Bene, Simone, Davide, io vi saluto, vi faccio tutti i miei auguri per la buona riuscita del vostro progetto, non vedo l'ora di poter vedere il vostro progetto finito, insomma, e poter scoprire tutti i vostri segreti. E ricordiamo che questa serie non parla di personaggi lozzi, ma di personaggi loschi. Io vi saluto, ragazzi, e ribadirò ancora dove poter trovare tutto quanto il vostro lavoro. E vi auguro una... Ecco, qui abbiamo concluso anche la diretta radio di oggi, e tra l'altro domani dovrebbe uscire un articolo sul giornale e anche online sul Corriere del Ticino oppure la rivista di Locarno, ma non comunque... mi ricordo. Facciamo i bulli allora, insomma. Esatto, allora ecco, adesso possiamo togliere queste cose fake, tanto la radio è finita, ragazzi, allora togliamo il parrucchino, togliamo la maglietta. Tra l'altro, da notare, la maglietta è una cosa importantissima, è la base della vita. Dunque anche noi andiamo a concludere la diretta di Instagram. Ladies and gentlemen, it's been a pleasure for us to broadcast this for you guys. Bene, niente, quindi andiamo a filmare a questo punto, andiamo, fino alle 5. So. Ok, perfetto, sosteneteci. Alright. Alright, com'è che si blocca la Lily? Bene, dai, è stato un piacere, adesso aspetta che... Com'è che si blocca, aspetta, non capisco niente, aspetta, che cosa sta succedendo, aspetta. Aiuto, aiuto, no, in diretta, no, fine. Bellissima, cazzo, è divertente fare questo... diretta. Elimina, no, questo video, annulla. Salvalo, condividi la nostra storia, elimina il video. Condividi nella nostra storia, aspetta. Magari si può non condividere 20 ore di cosa. Beh, io qui ho filmato tutto. Comunque era figo, Bene. Questa è la musica che passa in radio. Mando tutto io, vado al sito, tutto faccio sicura, sto sopra questa diesel, sopra il booster. Ok,